Salve Nerovalieri, eccoci qui in un nuovissimo episodio, siamo su Racing Lords e come sempre io sono l'Arax di Corbaris. Ci eravamo lasciati nello scorso episodio con quella fuga inaspettata e ora teoricamente siamo ancora in fuga, quindi passiamo il turno e vediamo di tornare alla nostra Tanaim, che qualcosa mi dice la troveremo decisamente tantissimo cambiata, anche perché per il resto non siamo nemmeno pronti ad attuare una mezza resistenza. Il sole sta per sorgere mentre risalgono l'ultima collina, ma quando Tancred scorge il castello di Tanaim nella valle, gli si stringe lo stomaco. Un fumo denso e nero e un acre odore di bruciato si stende sulla valle. La torre del principale del castello in fiamme. La paura e l'ansia si diffondono tra gli uomini quando vedono donne e bambini rastrellati da uomini armati. Tancred crede di riconoscere sua madre tra gli ostaggi, ha le mani legate e un bandito vestito di nero la spinge verso gli altri prigionieri. La rabbia coglie Tanaim come se fosse un fuoco che arde dall'interno. Vogliono davvero togliergli tutto? Prima suo fratello, ora sua madre, la sua casa, il suo retaggio? Sguaina la spada. Scuri in volto, anche gli altri uomini a sua disposizione estraggono le armi. Sanno di essere in inferiorità numerica, ma questa è casa loro, e laggiù ci sono i loro amici, le loro famiglie. Per Tanaim, grida Metek. Tanaim, gridano tutti più forte che possono, mentre caricano giù dalla collina. I primi banditi si voltano sorpresi, afferrano le armi. I corni risuonano mentre i ribelli si radunano a formare barricate. Si sentono altri corni provenire dalla foresta, ma Tancred e i suoi cavalieri non se ne rendono conto. Come vento impetuoso, i cavalieri di Tanaim si riversano sulla prima linea dei nemici e li respingono. Ora devono cercare di raggiungere i prigionieri. Non farmi iniziare la battaglia, ti prego, fammi mettere le carte, grazie. Aspetta. Grazie, perfetto. Sì, esattamente quello che volevo fare. Puttana troia. Ma che poi, ok le carte, ma siamo tipo 50-40, siamo una manciata di uomini da 4 soldi. Credo che qui sarà da ricaricare per mettere le carte nel mazzo. Vabbè, ma pure loro, sono proprio una manciata, c'è da dire. Ok. Disponiamoli qui e gli diamo la fanteria. Ah! Quindi le carte me le date tu, comunque. Va bene. Ok. Vedo che vi state per bene preparando, ma vi dico che io aspetterei. Facciamoli venire verso di noi. Sì, attendiamo. Attendiamoli di cattiveria. No, marcia forzata per ora no. Attendiamo. Con assoluta belligerante tranquillità. Appunto. Passiva frenesia da battaglia. Le unità non subiscono penalità al morale. La sconfitta o la vittoria a causa del morale è disabilitata. Liberi prigionieri. Lady Ava e gli abitanti di Tanaim sono detenuti nell'accampamento avversario. Liberali. Ok. Quello lì. Va bene. Dobbiamo farci una bella strada, c'è da dire. Una bella, lunga strada. 6-10, vai. Loro credo che continueranno a venire fino a quando non finiranno, fondamentalmente. Una manovra avventata? Sì, signore. Apprezzo che hanno colpito il più stronzo tra tutti. Ora vi falcio sia gli arcieri che i balestrieri, sta a guardare. Che cazzoni. Non lo so, ma le loro truppe, secondo me, hanno abbassato anche l'intelligenza degli AI, perché le loro truppe sono proprio allo sbando, oggettivamente. Ok, ti piazzi sulla collina. Non tu! 2, 5, 5, 7. No, andiamo su di loro.
Ok. 8-12, vai. Sboom. Ah, non possiamo contrattaccare, vaffanculo. Ci stanno attaccando da dietro. Questo era inaspettato. Questo era decisamente inaspettato. Andiamo almeno da là. Ok. Due quattro o due quattro là. Ci conviene andare a affrontare questi. Ok, lui è bruciato nel fuoco, va bene. Ok, l'esercito di Rundolf. Ma non è il ribelle, vero? Cioè quel famoso Rundolf. 02. No, ma perché ti sei mosso là? Devi attaccarlo diretto. Ok. Prendiamogli la struttura veloce. Rundolf. Nuovi cappuccinieri continuano ad apparire sul campo di battaglia, ma alla fine il gruppo riesce a raggiungere i prigionieri. Da questi Tancred distingue sua madre. Gli eventi hanno lasciato un segno sul suo viso, ma lei è forte. Grazie a Solus sei qui, Tancred. Ci hanno teso un'imboscata durante la notte, dice. Ma siete in pochissimi, dov'è il resto del nostro esercito? Tancred lo libera. La libera e sta per rispondere quando qualcuno improvvisamente chiama il suo nome a gran voce, in mezzo ai soldati di Taneim. Tancred individua un soldato con uno spadone. In mezzo ai soldati, cioè, ma non credo tra i nostri soldati. Tancred individua un soldato con uno spadone. I suoi colpi feroci frantumano armature e scudi come se fossero fatti di carta da pergamena. È il bandito con un occhio solo, l'assassino di suo padre. Il suo viso deforme si contrae in un ghigno. Bentornato a casa, Taneim! Ti piace il tuo benvenuto? Urla, ridendo sguaiatamente. Ho già dato un'occhiata in giro. La sua spada affonda in profondità nella spalla di un cavaliere che cade a terra urlando. Con uno strattone brutale recupera la spada dalla sua carne. Permettimi di presentarmi, sono il capitano Rundolf. Ho ucciso tuo padre. Perché ti sei buttato a capofitto, coglione? Tancred guarda alle spalle di Rundolf e vede una piccola. Tancred guarda le spalle di Rundolf e vede la piccola cappella sulla collina in fiamme. Viene sopraffatto dalla rabbia e attacca il nemico. Il suo attacco avrebbe potuto cogliere di sorpresa uno scudiero inesperto, ma Tancred è stanco per le fatiche degli ultimi giorni e Rudolf para facilmente, quindi solleva la spada per sferrare un attacco potente. Tancred schiva appena in tempo, il combattimento continua, i due continuano a scambiarsi colpi, provano delle finte per mettersi alla prova a vicenda e trovare i punti deboli. Quello di Rundolf sembra essere il suo lato destro, forse a causa di una vecchia ferita di una precedente battaglia, magari legata al suo occhio mancante. Tancred finta di colpire da destra e poi prova a sfondare con un sinistro. Rundolf, tuttavia, non è sorpreso, sembra essere ben consapevole delle proprie debolezze. Si vendica implacabilmente con colpi pesanti che spingono indietro Tancred. Tancred inciampa e cade a terra. E la storia finisce qua. No, dai, perché? Un arco? Perde l'elmo e la spada. Il frastuono e le grida intorno poi diventano rumorosi come un temporale improvviso. Rundolf si lancia su di lui per sferrare il colpo finale. Tancred pensa che la sua ultima ora sia arrivata, ma all'improvviso un dardo trafigge il braccio di Rundolf. Il suo volto arrogante e sorridente cambia improvvisamente. È colto di sorpresa. Ruggisce di rabbia e dolore. Affronta me, bandito! Tancred senta Metek gridare, finalmente ci incontriamo di nuovo, maledetto reietto di Atra, ruggisce Rundolf, mentre solleva lo spadone con una mano. Metek supera Tancred, che giace a terra e attacca Rundolf, ferito dal dardo. Con colpi furibondi respinge indietro il bandito. Tancred si guarda intorno e intravede l'arciere e Jorn, Hungeber,
con in mano una grande balestra. Perdonami, chi era Jorn Hungbere? Noi abbiamo aiutato Hungbere, la dama Hungbere. Ma Jorn chi cazzo è? Accanto a lui ci sono Garm e Regis. Ah, questa è la grande compagnia del padre. Che tengono a bada i ribelli. Sir Egbert lo aiuta ad alzarsi. Abbiamo condotto Lady Ava in salvo nella foresta Tancred. Dice, mentre gli porge la spada. Dobbiamo fuggire insieme a lui, altrimenti tutto sarà perduto. Tancred osserva Metek circondato dai ribelli. Combattere disperatamente. Rundolf continua a brandire la sua spada come se la freccia conficcata nel suo braccio non lo riguardasse minimamente. Mai, grida Tancred disperato, precipitandosi ad aiutare Metek, ma poi abbandonerà. Mai più abbandonerà un amico. Metek lo vede e grida qualcosa nella sua direzione. Tancred non riesce a sentire. Il frastuono della battaglia è troppo forte. Luakasi raggiunto quando un forte colpo si abbatte su di lui lateralmente. Tancred vede le luci brillare davanti ai suoi occhi. Poi tutto diventa nero. Che significa questo? Ah, così, vinto, fine. Insomma, se possiamo chiamarla vittoria a tutti gli effetti. Quindi però dai, Metek no, era il vecchio saggio del gruppo. Comunque è comico come abbiamo perso letteralmente tutto. Sulle colline, è buio quando Tancred riprende conoscenza. La sua testa pulsa di dolore, si volta per quanto possibile accanto a lui. C'è uno dei suoi compagni, è Sir Herbert, suo zio. Guarda Tancred. Grazie a Solus ti sei svegliato, ma... ti sei svegliato. Matek, sussurra Tancred. Ha tenuto a bada i cappucci mentre ti riportavamo in salvo. Questo è tutto ciò che sappiamo. Di sicuro Metek non si è mai arreso. Vieni, ti portiamo da tua madre. Ora ha bisogno di te. Riesci a camminare? Dobbiamo aiutare Metek! Tancred prova a rialzarsi, ma il dolore alla testa lo fa cadere di nuovo in ginocchio. Vomita! Stordito, Tancred beve un lungo sorso da una borraccia datagli da Egbert, che lo aiuta ad alzarsi. Tutta la valle è piena di cappucci neri che ci cercano. L'atto eroico di Matek non verrà vanificato se ti cattureranno. Verrà vanificato se ti cattureranno. La fuga. Tancred e il suo manipolo di uomini devo fuggire agli inseguitori. Sposta l'esercito al punto di... ok, successivo. Però mi dispiace tantissimo e ora più che mai vi posso dire che effettivamente credo che il gioco stia per iniziare. Anche perché se ci pensate un po', all'inizio pensavo che era abbastanza deludente come roba. Perché oggettivamente dopo quanto 3 missioni avevamo già conquistato tutto il centro della mappa. Quindi di fondo il gioco era lì per concludersi. Invece c'è stato questo scatto di scena, ora era abbastanza prevedibile, non ve lo volevo anticipare, che giustamente per reiniziare Tanaim doveva essere rasa al suolo, se no avevamo ancora una pianta stabile dove reinsediarci. Ora credo che andremo da qualche parte sperduta nelle montagne a rifondare un esercito, a riformare un impero e pian piano andremo a riconquistare tutte le zone. Ora quindi continuiamo a fuggire. Teoricamente l'esercito non dovrebbe rincorrerci, perlomeno quello di Rundolf. Cibo rimasto, 600. Ava. Il sentiero conduce attraverso la foresta, su per la montagna. Dall'ombra, uno sparuto numero di soldati e villici si unisce al corteo. Molti chiedono disperatamente dei parenti, ma la maggior parte riceve solo una stanca scrollata di spalle. Raggiungono una radura nella foresta. Cavalieri, soldati e villici siedono insieme in piccoli gruppi. Tutti sono esausti e ci sono molti feriti. Ai margini della radura una figura solitaria guarda Tanaim che brucia nella valle. Tancred le si avvicina. Ava lo osserva e gli accarezza la guancia. La sua mano è fredda come il ghiaccio. «Dov'è tuo fratello?» chiede a voce bassa. Tancred risponde titubante. «È al sicuro?» «A Megino!» «Camillo!» «Tancred!» Sua madre lo guarda con aria triste. Non sei in grado di nascondermi niente. Per favore dimmi la verità. Tancred racconta di come gli uomini di Gottiga abbiano attaccato Pontferra e Richard sia rimasto gravemente ferito all'interno della chiesa. Della rocambolesca fuga per Pontferra e di come si siano poi persi di vista sul lago. Ava continua a guardare Tanaim in fiamme e i suoi occhi si riempiono di lacrime. Senza Richard è finita. Il casato di Tanaim è perduto.
dice infine con voce fravia, ah, perché lui logicamente è uno stronzo, non può fare figli, è sterile. Tankhead vorrebbe incoraggiarla, ma anche lui si sente impotente e smarrito. Poi una voce attira la sua attenzione, è Garp, il vecchio cacciatore. Tancred, dobbiamo andare, ci cercheranno. Conosco una strada che porta oltre il passo verso nord. È l'unico posto in cui andare. Riunite tutti e mettete i bambini, gli anziani e le donne nel mezzo. Dopo la formazione della carovana si passa alla conta di chi è rimasto. Ci sono circa 30 arcieri, 5 cavalieri a piedi, 15 uomini con lance, 40 vilici in grado di combattere. E almeno il triplo di donne, bambini e anziani. Egbert dà il segnale di partenza. Tancred deve prendere per mano sua madre per condurla via. Vabbè, almeno ora siamo 164. Era un esercito molto più capiente questo che quello che avevamo prima. Ma a questo punto, prima, mi dai un'occhiata al mazzo, porco Giuda. Quindi mi dai 1, 2, pali appuntiti che non si sa mai, trappole, falsa, ok. Sento già molto più felice. Formazione, assolutamente. Primo colpo. Pie rimanenti, ma ti dico, una scala me la dai per sicurezza. Adunata, sicuro. E ordini falsi. Poi un bello scudo. Ok. E i pie rimanenti li lasciamo. Sì, salviamo decisamente il mazzo, così almeno abbiamo un signor mazzo. E quindi praticamente ora la mappa è come se si è rimpicciolita. E quindi qui ci sono i Kurfels, qui c'era la famosa miniera contesa. E noi stiamo letteralmente scappando via. Anche se dal momento che sta continuando, ciò mi fa supporre che avremo molto probabilmente un'imboscata da qualcuno. Il passo. Il sentiero è noioso e si snoda lentamente per le colline, diventando sempre più stretto e ripido. Il passo di Ponteus dovrebbe essere poco più avanti, dice Garm. Tancred ricorda le storie riguardo al passo che gli raccontava il suo vecchio insegnante Wilmund. Un principe lireano l'aveva individuato molto tempo prima e lo usava per compiere razzie tra le tribù settentrionali dei Sefaru, ma le sue legioni furono sconfitte e il principe fece una tragica fine. Oggi il passo viene utilizzato raramente in quanto molto pericoloso. Oltretutto i contatti con il nord dell'Aubelin sono diminuiti. Man mano che si sale, le condizioni del sentiero peggiorano, il vento diventa sempre più gelido. Lentamente cala l'oscurità e la visibilità si riduce. Jorn afferra la spalla di Tancred. Laggiù ci sono delle torce, ci stanno inseguendo. Ah, ok, queste. Pensavo che era ancora Tanim in fiamme. Siamo troppo lenti, cercano di accelerare il ritmo, ma è pericoloso. Uno dei carri inizia a scivolare, dirigendosi pericolosamente verso il precipizio. Jorn e Tancred riescono a fermarlo appena in tempo. Il vento si è trasformato in una bufera di neve. Sono costretti a fermarsi sotto uno strapiombo. Ma sanno che anche i loro inseguitori saranno obbligati a fare una sosta a causa del clima. Tancred valuta quante provviste restano loro da utilizzare. Avranno bisogno di molta più forza e lui si sente infinitamente stanco. Date da mangiare a tutti, dobbiamo razionare le provviste. No, date da mangiare a tutti. Tutti si stringono attorno ai minuscoli bivacchi appena accesi con grande difficoltà. All'inizio serpeggiava la preoccupazione che il fuoco potesse tradirli, ma la nevicata è così fitta che si sentono al sicuro. Mangiano la loro razione e si riposano un po'. Tancred non si accorge nemmeno che i suoi occhi si iniziano a chiudere. Ha un sonno febbrile e irrequieto in cui si alterano i volti di Matek, di Richard e di suo padre. È come se lo chiamassero. A volte sembrano tristi, a volte esultano e ridono. Quando si sveglia, la maggior parte degli altri ha già raccolto le proprie cose. Il gruppo prosegue il cammino. Ok, così la butto là, ora noi andremo nel nord, fonderemo un regno nel nord per poi scendere giù. Ho questa idea, ok? Voi dite, ma è stupida, assurda, però a me viene in mente che così si snoderà il gioco. Ok, 395, ma siamo 600, come abbiamo fatto a fare 395? Imboscata? Oh, 154. Abbiamo avuto delle perdite. La carovana continua lungo il passo, il vento prosciuga ogni grammo di forza nelle loro ossa. Un rombo lontano attira l'attenzione dei viaggiatori che sono però costretti ad andare avanti. Gli animali che traino i carri continuano a rallentare per paura di scivolare nel baratro. Ma i carri sono necessari, non c'è altro modo per trasportare i vecchi, i deboli e le provviste. All'improvviso il rombo
all'improvviso il rombo diventa improvvisamente un forte ruggito. Una valanga colpisce la carovana, trascinando con sé uomini e animali. C'è neve ovunque nell'aria e non si vede più nulla. Quando la situazione finalmente si calma, il passo dietro di loro non c'è più, sostituito da un enorme muro di neve. A parte l'ululare del vento, non si sente nulla. Ma poi un cupo rimbombo torna a spaventare a morti profughi. Sta arrivando un'altra valanga? Sarebbe da figli di puttana abbandonare i vidici. Sì, scava. Tancred scava senza sosta, alla fine sente delle dita ghiacciate. Un ragazzo assomiglia a Richard da bambino. Tancred sente il polso, il ragazzo non respira. Lo tirano fuori, lo mettono su uno dei carri. Mentre scavano, trovano anche alcuni sacchi di cibo. Un cupo rimbombo sopra di loro fa trasalire l'intero gruppo. Devono procedere. Se si verificasse un'altra valanga, per loro sarebbe la fine. Cominciano a correre, ma la valanga arriva puntuale, trascinando con sé alcuni sfortunati pieni di paura. Il gruppo continua a procedere verso il passo. Raga, mi spiace, però saremmo proprio dei figli di puttana se arriva la valanga e li lasciamo indietro. Tanto comunque la valanga dovrà ritardare ancora di più i nostri inseguitori. Ok, 154. Abbiamo solo 5 cavalieri. Il nostro esercito è bello che è all'osso. I Sasè ci stanno ancora inseguendo, effettivamente. Il Durumbrok. Continuano a camminare in silenzio quando finalmente la nebbia comincia a diradarsi. Il gruppo guarda a nord di Aubelin. In lontananza vedono all'orizzonte la vetta dell'Ulvadar, la montagna più alta dell'isola. Ma in mezzo c'è il Durbrok, una grande foresta paludosa e fangosa. Dove andremo ora? Chiede una villica smarrita a Tancred. Nelle province settentrionali, per ora lì dovremo essere al sicuro, risponde lui. Poche ore dopo raggiungono la foresta. Dinanzi a loro tutto è buio e cupo. Il gruppo esita. La foresta sembra davvero scura e inquietante. Alla fine Tancred si fa coraggio e compie il primo passo. Ok. Beh, alla fine non ci dovrebbero essere ragni giganti, draghi, quindi tiriamo dritto e non facciamoci così tanti problemi. Li vedo un'ondina verde, quindi magari tra poco troveremo civiltà. Si spera. Quella notte Tancred sogna di nuovo Rundolf. Come sempre, sovrasta il cadavere di suo padre. Ma stavolta non è suo padre, è Matek. Tancred cerca di allungarsi per aiutarlo, ma i suoi piedi sono bloccati nel fango. Teschi sogghignanti lo guardano dall'acqua salmastra, poi mani ossute lo raggiungono. La spada! Dov'è la spada? Tancred si sveglia, ancora buio e a freddo. Aspetta che i primi membri del suo piccolo gruppo si sveglino, stringendosi il mantello sulle spalle. Dopo aver camminato tutto il giorno, hanno bisogno di riposare. Cercano di costringere, di contingentare, cioè significa di razionare le loro razioni, ma devono mangiare. Quando sono pronti per muoversi, si accorgono che il sentiero è scomparso. A destra scorre un piccolo ruscello, a sinistra sembra che qualcuno abbia messo dei piccoli mucchi di pietre uno sopra l'altro, che segnino un percorso. Ma chiaramente seguiamo le pietre. Mi sembra più logico. Cioè, anche perché il ruscello non sappiamo dove cazzo ci porta. Invece le pietre, bene o male, se qualcuno le ha messe, un segno di civiltà lo dovremmo trovare, anche un cacciatore. La palude, nonostante le cime spoglie degli alberi, non penetra quasi nessuna luce del sentiero che attraversa la foresta. A differenza di quanto era accaduto tra le montagne, sferzate dalla tempesta, non c'è un soffio di vento, il gruppo avanza lentamente nella palude. I cavalli e i carri con le provviste affondano velocemente nel fango. D'improvviso odono un fruscio dietro di loro e sussultano. «Siamo seguiti», chiede Sir Egbert. La carovana aspetta un po', ma la foresta resta immersa nel silenzio. Dunque torna a muoversi per il resto della giornata. La madre di Tancred, Ava, ha avvolto il figlio nelle coperte e ha messo su uno dei carri il suo... E lo ha messo su uno dei carri. Il suo sguardo si fa vuoto e non parla. All'improvviso scoppia un trambusto. Uno dei carri sta affondando nel fango. Le persone cercano di calmare gli animali, che sono completamente in preda al panico. Gli animali possono pure morire per quel che mi riguarda, salva le provviste. Il gruppo perde velocemente i sacchi e i barili dei carri e li trasporta attraverso la palude, ma ormai gli animali sono saldamente intrappolati nella morsa del fango. La carovana può solo guardare impotente mentre gli animali sprofondano sempre di più. Le grida degli animali in preda al panico sono orribili. Raga, ho capito, gli umani proviamo a salvarli.
purtroppo gli animali possono pure morire, con tutto il rispetto del mondo. Poi abbiamo comunque veramente poche provviste, ora più che mai ci servono. Perduti, il ruscello finisce, si riversa in uno stagno. Dopo giorni di cammini, i membri della carovana sono esausti e stanchi. Ma io ho detto, segui le pietre, sarai stronzo. Si riposano e cercano di riprendere fiato. Non hanno visto alcun segno dei cultisti da quando hanno lasciato le montagne, ma si sentono ancora in pericolo. I ribelli non possono averci seguito, la valanga deve aver bloccato il loro cammino, dice Damian Regis. Con la cometa che incombe sempre minacciosamente nel cielo, cercano di orientarsi verso nord, ma sembra che la foresta non abbia fine. Jorn si avvicina a Tancred. Ho visto delle figure dietro di noi, spero che non siano gli spiriti dei caduti. Poi fissa il buio sotto bosco con occhio diffidente. Non possiamo seguire quella comunità diabolica, Tancred, dice Egbert. Chissà che non ci sta facendo girare in tondo. Hai ragione, dice Garm. Domani dovremo inviare degli esploratori e trovare una via di uscita. Volti. Il gruppo arriva a una piccola radura, sembra essere uno dei pochi posti dove cresce un po' di verde nei dintorni. In tutto il prato ci sono strane pietre disposte in cerchio. Ser Morkur si rivolge al Tancred. Vedi quei volti? Tancred si avvicina per guardare. Ci sono delle facce scolpite nella pietra. Alcune ridono, altre piangono, altre sono accigliate. Queste sono pietre Seffaru, sembrano molto antiche. Sotto una delle pietre Tancred vede qualcosa che luccica, si tuffa nell'acqua e solleva la pietra. Con l'altra mano cerca di tirare fuori l'oggetto dal fango. Alla fine lo libera con uno strattone e un calice d'oro. Interessante, dice Morkur. Esaminandolo, è un calice lireano, forse è un'offerta? Tancred se lo mette in tasca, potrebbe tornargli utile. Beh, effettivamente glielo diamo. Più 5 morale. Ok, perfetto, ora abbiamo pure gli oggetti magici. Che cazzo ne sapete voi? Ok, beh, teoricamente ci stiamo muovendo anche abbastanza velocemente, solo che è veramente altro che fuga, questo è un pellegrinaggio, e l'esilio lo è di fatto, ok, ma sembra più un pellegrinaggio, un esodo, puttana troia. Senza via d'uscita, Tancred si accorge di un grosso litigio, e solo per colpa delle tue presunte capacità d'esploratore che stiamo camminando in tondo da giorni ormai. Giuro di aver visto quella roccia un'infinità di volte. Tancred vede Jorn in piedi di fronte a Morkur. La cometa non si muove da mesi e punta sempre verso nord a mezzogiorno. Questa è la verità, risponde Ser Morkur. Alt, chi va là? Grida all'improvviso una guardia camminando lentamente verso i cespugli con la lancia alzata. Tutti prendono le armi in silenzio. Il silenzio fa teso. Vieni fuori o ti infilzo, grida il soldato. Un bambino esce correndo dal cespuglio, agli occhi spalancati dalla paura. Non presta attenzione alle guardie e la supera. Egbert afferra il ragazzino per il bavero. Lei, piagnucolando, si rivolge ai cespugli da cui salta fuori un'altra figura all'improvviso. Un uomo con una scialogora e un cappuccio scuro. Ghigna quando li vede, porta il corno alle labbra e suona. Altri aggressori vestiti di nero irrompono dai cespugli. Cultisti! Li hanno trovati. Ma con i bambini? Non mi è chiaro, i cultisti con i bambini si portano insieme, mi sembra strano che siano cultisti. Tanto strano. Mi sembrano più che stiamo combattendo con le popolazioni barbariche Seffaru. Ma oh, andiamo, vaffanculo. Nella palude sono inutilizzabili i cavalieri. Sette, allora ci mettiamo qui. 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 Uno. E due. Arcieri. Voi non avete arcieri, giusto? Non avevate arcieri. Oddio. Oddio. Meno zero. Perché siete andati in crisi? Ok, le scale qui non ci servono, però oggettivamente
per come si sta strutturando la situazione è veramente una merda. È oggettivamente una gran bella merda. ...3-5 vai. Dai ragazzi, impegnatevi. Boom. 15-16. Li stiamo devastando moralmente ed è questo lo scopo, ammazzarne il più possibile per devastarli più moralmente il più possibile. Così almeno non cagano il cazzo per un bel po'. Ok. Tu tanto da lì non puoi fare assolutamente nulla. Più che colpire i lancieri, io ti metterei qui. Così mi vai a affrontare i cavalieri, li mandiamo a prendere gli arcieri. No, ma sarai stronzo. ...02 ...24 ...12. Mi devi togliere davanti questi cazzo di fanti di merda. Ok. Mi prendi i balestrieri, che sono quelli più pericolosi oggettivamente. 2-4, vai di tranquillità, tanto non ci farai un cazzo di danno come sempre. E sbemmete. Dobbiamo togliere ora i cavalieri di mezzo. Ok. Mi togli qui i brigantelli. Abbiamo visto il loro campo di battaglia. Perfetto. Ok. Fastidiosi contadini di merda, cioè contadini lancieri di merda. ...2-2. Oppure... Volevi. Volevi. 1-3, ti prego distruggilo. Ok, perfetto. 4-5. Cazzo, vivo pure gli ordini, me ne sono dimenticato. 'Lì possiamo resistere. Sì, ci conviene resistere perché se togliamo questo poi viene attaccato su due fronti. 7. Ok, il generale lo perdete, chiaramente. Vinciamo. Ok. Anche se io ripeto, mi sembra strano che i cultisti sono arrivati fin qua. È chiaro che eravamo seguiti perché ci aveva avvisato che vedeva delle strane figure e dei strani rumori, però addirittura fino a qui, puttana troia. Dopo la battaglia, davanti a loro giace il capo dei banditi. Ma lei è la ragazza che abbiamo salvato? L'apostolo, sussurra debolmente uno dei soldati. È uno degli uomini di Rundolf, l'ho visto a Tarasso. Tancred guarda il suo viso, distorto in una smorfia ghignante. Anche da morto, questi cultisti sembrano pieni di odio. Una voce lo distrae. Tancred, guarda che abbiamo trovato qui, dice Egbert. C'è una giovane donna seduta nella radura con un gruppo di bambini. Hanno le mani legate. Perché sono legati? Liberateli, ordina Tancred. Erano già legati quando li abbiamo trovati, si difende la guardia. Heidi guarda Tancred sorridendo e si massaggia i polsi. Grazie per averci salvato. Siamo rimasti nascosti qui nella foresta per un po', poi abbiamo visto un folto gruppo di ribelli passare accanto al nostro nascondiglio. Erano diretti a Tanaim, sfortunatamente ci hanno individuato e catturato. Posso condurvi fuori dalla foresta, conosco bene questi luoghi. Mio padre e io attraversavamo spesso quando facevamo i mercanti. Grazie al cielo, finalmente qualcuno con un po' di senso dell'orientamento, sento esclamare Jorn. Ma lì, mi ripeto, è la ragazza che abbiamo salvato, se ricordo bene.
Ok, e ora finalmente ci avviciniamo verso l'uscita da questo simpatico, bello e leggiadro inferno. Ok, mi si sblocca la nuova area. Le pianure, dopo qualche ora, riescono finalmente a lasciare la foresta. Di fronte a loro si estendono le pianure dell'Aubilin settentrionale. All'orizzonte non vedono altro che erba ispida e migliaia di pietra. Il possente Ulvadar si staglia all'orizzonte con la vetta coperta da nuvole grigie. Il vulcano è inattivo da ormai 100 anni. Carro di rifornimenti. No, ma cazzo, ma prendi il carro di rifornimenti. Ah, che poi. Otil. Cioè, ragazzi, ma che cazzo di pellegrinaggio abbiamo fatto? Qui è tutto oscurato, però, cioè. Puttana troia, guarda che cazzo di pellegrinaggio che abbiamo fatto. 12 turni di pura e semplice assoluta fuga. Il cibo ci sta bastando tranquillamente. E forse anche il fatto che magari abbiamo lasciato gli animali a morire che ha attirato i cultisti. Non lo so se fare una scelta diversa avrebbe cambiato le carte in tavola. L'Ulvadar raggiungono il vulcano pochi giorni dopo. Finalmente, dalla sua ombra, hanno un po' di tempo per riposarsi. La sosta è rinfrancante e Tancred può finalmente chiedere a Jorn cosa è successo a Kurfels. Perché ci hai aiutato? Chiede Tancred. Tutto è cominciato dopo la nostra battaglia al ponte. Un uomo era nostro ospite al castello di Kurfels. Ah, lui comunque, sì, è quello della faida della cava. Mia madre lo presentò come Gerat. Gerat, un vecchio compagno di mio padre durante la guerra del Pellegrino. Era un buon oratore, le sue storie avventurose erano una delizia per tutti. Ma più di ogni altra cosa, mia madre era affascinata da come raccontava le sue esperienze spirituali nei luoghi sacri, da come gli era stato rivelato che vivevano in un mondo fasullo e che la vera felicità si poteva trovare solo con l'ascetismo. Tutto questo era troppo per me. Il bandito che voi chiamate Rudolf era spesso in sua compagnia, ma era un tipo molto silenzioso e cupo. Ma un giorno, quando Sir Regis venne ad avvertirci della presenza dei ribelli, riconobbe immediatamente in quell'uomo l'assassino di tuo padre. Indignato, egli strasse la spada e chiese la sua resa, ma mia madre ordinò l'arresto di Regis e lo fece rinchiudere in prigione. Io protestai e chiesi che si indagasse sulle accuse contro Rudolf, ma Gerat dichiarò che si era trattato di un errore e minacciò mia madre che se avesse rilasciato Regis non sarebbe più tornato. Lei cedette, da quel momento in poi mi escluse da ogni riunione. L'unica persona a cui era permesso di consigliarla era il predicante e predicatore maledetto. Mia madre è sempre stata una persona religiosa, ma giorno dopo giorno diventava sempre più pazza. Ha consegnato tutti i suoi gioielli a Gerat, iniziato a vestirsi solo di nero e pregare Solus 5 volte al giorno. Un giorno mi disse che mi aveva tolto l'eredità e il titolo. Ora apparteneva tutto alla nuova chiesa del predicatore. Cercai di convincerla a desistere dal suo piano, ma vi furono portate via le armi e le insegne e mi fu ordinato di lasciare il castello il giorno successivo. Ma il giorno dopo, due cavalieri giunsero al castello. Si presentarono come Sir Egbert e Garm, di Tanheimer. E poi cosa accadde? Una nuova chiesa? L'attacco a Tanheim? Ma parliamo prima della nuova chiesa. Gerat parlava continuamente di come la nuova chiesa non avesse bisogno di edifici e di come contasse solo il silenzio della preghiera. Spesso restava solo nella foresta con mia madre, pregando con lei all'aperto. E poi cosa accadde? Quando Garm e Egbert stavano per essere catturati, ho deciso di liberare Regis. Noi quattro riuscimmo a fuggire da Kurfels e ci recammo a Tanheim. L'attacco a Tanheim? L'attacco non è partito da Kurfels, lo giuro. Continua a cavalcare. Ok. E ora che siamo arrivati alla fine di questo lungo pellegrinaggio, signori miei, vi prego, ditemi che siamo arrivati alla fine di questo pellegrinaggio. Beh, poi passano le carovane, qualcuno può chiedere. I cavalieri. Il gruppo individua all'orizzonte una nuvola di polvere. Cavalieri armati sui cavalli irsuti si avvicinano a loro. Il loro vestito mostra un gabbiano argentato su sfondo blu. Il clan Forund, interviene Heidi, sono tra i conti più influenti del nord. Cosa volete? Chiede il capo, un uomo gio di giovane età. Heidi si fa avanti. Siamo fuggiti dai ribelli del sud. Questo è Tancred di Tanheim. Sappiamo bene chi è. Tu appartieni ai clan, non è vero? Heidi annuisce. Sì, sono nata a Nabulo.
L'uomo si rivolge a Tancred. Mi chiamo Alvo di Forund. Mio padre Isidor mi ha mandato a incontrarvi. Vi osserviamo già da un po'. Mio padre ricorda i colori del vostro casato dalle guerre del Pellegrino. Ho combattuto con Edmund di Tanaim in nome di Solus. Ha combattuto. Tancred si inchina. Ricordo le storie di mio padre. Sono onorato di incontrarvi. Alvo annuisce. In nome di mio padre vi offro uno scambio. La terra nord da qui apparteneva una volta a una famiglia nobile. Erano nostri vassalli. Ma un giorno il loro territorio fu saccheggiato dai pirati ninosiani e la famiglia fu presa in schiavitù. Da allora è sempre stato un covo di banditi. Se riuscite a scacciare i malviventi da Othil, potrete restare e la terra sarà vostra. Ah. Ok. Quindi ci dobbiamo riprendere Othil. Ma più di tutto, signori, prima di tutto volevo dire che se volete che io rispondi nel video successivo ai vostri commenti, vi prego, commentate entro più o meno le 24 ore della pubblicazione del video, ok? O giù di lì, cioè più che le 24 ore fino alla sera, ok? Il video si pubblica alle 2:30, rispondete almeno verso fino mezzanotte o giù di lì. Questo perché, ok, che il video viene pubblicato tra due giorni, tra un giorno fondamentalmente, perché ora che lo sto registrando è l'1:41 del 16 febbraio, quindi ok che voi questo video lo vedrete il 17, però io quando pubblico un video, per evitare di fare troppi video al giorno, cosa faccio? La sera registro l'episodio che uscirà il giorno dopo fondamentalmente, quindi esempio Fallout l'ho registrato ieri sera, ora sto registrando Rising Lords che uscirà domani pomeriggio, ok? Quindi questo video voi lo vedrete il 17, però io la sera tarda del 17, o comunque la sera a cavallo tra il 17 e il 18, già registrerò il nuovo episodio, quindi è giusto per tenervi aggiornati. E dicevo, fatto ciò, purtroppo, signori, sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno, e ci becchiamo nel prossimo episodio.